soddisfazione per una squadra che quest'anno ha battuto ogni record, 100 gol, miglior difesa, 13 punti dalla seconda, una corazzata imbattibile. Troppo forti voi o troppo deboli gli altri? Ma abbiamo fatto diventare noi troppo deboli gli altri. Siamo una buona squadra, un grande gruppo. Sinceramente all'inizio pensavamo di arrivare tra le prime quattro, poi con lo spirito giusto, con la cattiveria, la voglia di arrivare, siamo arrivati a tutti questi record e adesso speriamo di continuare perché mancano 3 partite, vogliamo arrivare imbattuti alla fine del campionato, c'è anche il derby e poi c'è da martedì inizia questi preliminari di Coppa Italia, e che è una, secondo me, una delle manifestazioni più belle. Ne ho fatte 4-5 di queste manifestazioni, posso assicurare che è una cosa bellissima. Tu hai fatto anche la 2, sei esperto, come si affronta? Ma diciamo che questo qua è l'ennesimo campionato vinto tra Serie B e di A2, ormai sono da 40 anni, però posso assicurarvi che comunque la 2, se c'è questo gruppo con qualche innesto in più, secondo me si può lottare per una salvezza tranquilla, perché siano tutti i presupposti, perché i campionati si vincono non solo con i giocatori ma con il gruppo. Il gruppo è la cosa più importante, come è capitato il primo anno che siamo riusciti a salvare con un grande gruppo, il secondo anno arrivando ai playoff e sperando la 2. Ma ci sarà l'anno prossimo? Penso di sì, poi dipende dalla società, io spero di esserci, quindi vedremo, dai. Va bene.